In questa soleggiata ma non calda giornata di febbraio, al via le riprese dell'arrondissement numero 19. Mi trovo quindi nell'est di Parigi, appena sopra al 20° arrondissement, a visitare appunto il 19° che sia per superficie geografica che per numero di popolazione non differisce molto da quello precedente, o successivo, vabbè, precedentemente vloggato ma successivo nella conta degli arrondissement. Questo alle mie spalle è l'ospedale Robert Debré. Curiosità di questo ospedale è che in questo luogo appunto è stato girato una serie che sto guardando in questo momento per imparare il francese. Si tratta della serie H, quindi H, è una serie comica carina e quindi sì, questo è il set appunto di questa serie TV. In una giornata soleggiata come quella di oggi si ha sempre un po' voglia di andare all'aperto, magari in un parco, e quale arrondissement migliore per visitare un parco se non il 19° che ospita appunto tre parchi molto importanti, insomma tre bei parchi che saranno appunto i protagonisti di questo mio vlog. Mi trovo ora nel limite del nucleo urbano parigino, infatti questa sulla mia sinistra è la circonvallazione che fa appunto il giro di tutta Parigi città, e di qua tra l'altro c'è una linea tram che anch'essa fa il giro della città. Primo dei tre parchi, il But du Chapeau Rouge, come dice bene quest'insegna. Il termine But, che compare nel nome di questo parco e tra l'altro anche del successivo, in francese significa tumulo, e da quello che ho capito, da una fonte non del tutto attendibile comunque, penso e spero vera, tumulo sta a indicare il fatto che questi parchi siano in effetti dei parchi artificiali creati su accumuli detriti di terra che risalgono storicamente a degli scavi di gesso o di quant'altro, o di altro, non lo so. Il fatto che questi parchi sorgano sopraelevati li rende particolarmente suggestivi perché offrono un bellissimo panorama sulla città. Il primo parco è anche il più piccolo dei tre, quindi lo si attraversa abbastanza celermente. Si dice così, in maniera celere. E mi dirigo adesso a ovest, verso il secondo parco, il parco di But Chameau. Ovviamente non ho ancora visitato tutti i parchi di Parigi, però se c'è un parco che può essere definito come il mio preferito, allora quello è proprio il But Chameau. Non so se è per il suo fascino o per il fatto che sia il primo parco che io ho visitato, perché è stato il parco in cui sono andato subito il primo giorno al mio arrivo a Parigi, in quanto ero ospitato da amici che abitano proprio nella zona Place des Fêtes sopra il parco, e quindi mi è rimasto un po' questo ricordo che però non interessa a nessuno, quindi vabbè. Eccolo. Con i suoi 25 ettari di sali e scendi, il parco rappresenta davvero un percorso impegnativo per i tanti corridori che vedo correre. Complimenti a loro.
Ciò che rende il parco davvero bello, direi che è questo lago che si trova nel punto più basso del parco, e quindi sono tutti questi sentieri intorno sopraelevati che guardano su questo lago che è davvero carino, che tra l'altro in questo momento è totalmente congelato. La prima volta che lo vedo in queste condizioni e mi piace molto. Penso che dei folli abbiano addirittura pattinato sul lago ghiacciato, pericolosissimo. No, vabbè, pericolosissimo no, però audace. Questo sopra la mia testa è il Ponte dei Suicidi e penso che il nome lo descriva abbastanza bene. A prova di quanto dicevo prima, in questo momento mi trovo proprio all'interno di una ex cava di gesso. Bello. Compiuto il giro basso del lago, adesso sono salito per raggiungere il Tempio di Sibilla, che sorge appunto al centro del lago stesso e risalente alla seconda metà del XIX secolo. La Basilica di Montmartre. Passando sul secondo ponte del lago posso iniziare ad uscire dal parco dopo un giro davvero davvero bello e una vista favolosa. Questa è una delle residenze studentesche di Parigi, molto bella dal punto di vista architettonico. Questo bellissimo complesso alle mie spalle, oggi divenuto una banca, era un tempo un centro di produzione agricola, si produceva la farina, non so cos'altro, quindi questa era una sorta di mulino, queste torri erano dei silos e si sfruttava appunto il canale che passa qui sotto per il trasporto di questi prodotti agricoli. Queste imbarcazioni, chiamate in francese péniche, è da quel ponte tagliato che venivano espulsi tutti i prodotti agricoli e poi imbarcati. No, c'è canale. Dice su YouTube. Péniche Cinéma. Il Péniche Cinéma è una sorta di cinema galleggiante, idea molto carina, e di là invece c'è il Zenith, che è una sala concerti. Un tempo qui c'era un mercato del bestiame e questo, sulla mia destra, era un macello che in realtà non è mai stato utilizzato come macello perché poi questo mercato è stato trasferito all'esterno di Parigi e quindi questa struttura enorme è oggi stata trasformata nel Centro di Scienze e Cultura, se non sbaglio, ed è lì che mi dirigo ora. Wow! La Pinauta! Bellissimo!
Ecco, sottomarino della seconda guerra mondiale, palla enorme che non so cosa sia, e qua il centro. Il vero peccato è che tutto questo grandissimo complesso, che è il centro della scienza e dell'industria, rettifico l'errore di qualche clip fa, al momento è chiuso, causa Covid, ahimè, quindi me lo godo solo dall'esterno. Attenzione, delle ninfe. Ecco la mappa di questo mio terzo parco, di questo tour dei parchi. Non ho avuto il tempo di introdurlo, comunque è il Parc della Villette, che si trova tra due canali, il canale di Urk, che è quello che è questo, è quello dove ho passeggiato poco fa, e l'altro canale, il canale Saint-Denis, che sarebbe questo. Bene, non si vede. Quella che prima ho chiamato volgarmente palla in realtà si chiama Geode, e questo è il progetto della stessa, completata nel 1985, c'è scritto, al momento chiusa, però bella. Scivolo bellissimo, purtroppo chiuso, chiamato il drago, per bambini, però un giretto l'avrei fatto volentieri. Da questo bel ponte si può apprezzare questa passerella che ti permette di camminare a livello degli alberi. Attenzione, casa sull'albero, al contrario. Attenzione, vediamo la ruota di una bici, i pedali e tutto il resto. Ponticello sopra questo boschetto di bambù e si va verso la filarmonica. La grande hall. Conservatorio di musica, la Cité de la Musique e la filarmonica. Questo vlog è risultato essere davvero più lungo del previsto, però c'erano troppe cose da vedere e da dire. Ora però direi basta, quindi a bientôt!